Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi qui con Alessandro che è venuto a trovarmi di Gravibus Cultro. Ragazzi, è venuto a trovarmi per portarmi un coltello, ragazzi. Eccolo qua, faglielo vedere bene, tiralo fuori anche, va. Tiriamo fuori. Sì, fagli vedere bene. Ai ragazzi, cosa andremo a provare, ragazzi, nei prossimi giorni? E in più, ragazzi, mi ha portato qualcosina delle sue creazioni Una cosetta per piccola. divertirmi. Ragazzi, andiamo a vederlo insieme. Eccoci qua ragazzi con Alessandro, qui adesso faremo un po' di domande, ma ragazzi vi faccio vedere il fodero ragazzi col cinghialotto del PDT, ragazzi qualcosa veramente di spettacolare, poi ve lo faccio vedere da vicino, ma prima volevo scambiare due parole con Alessandro, chiedergli un po' la sua storia, com'è nata la Gravibus Cultro, chi sono i membri di questa azienda, di questo marchio. Ragazzi, intanto che io faccio le domande, mi guardo il coltello perché è veramente uno spettacolo di coltello. Ragazzi, iniziamo con le domandine. Vai. Raccontaci un po' di voi, dai. Allora, Gravibus Cultro è formata da tre soci: me, Alessandro Evola, il mio socio che è il principale Marco Danesin, fa coltelli già da una quindicina di Io mi anni. guardo il coltello Guardo, non consumarlo. intanto. No, no. E, come dicevo, si occupa di coltelli già da 15 anni. Lui si occupa della parte acciaio e lame, quindi tratta l'acciaio, bisella, fila, tutto quello che riguarda. Io mi occupo dei manici, dei foderi. Nel mio piccolo, nel design, e poi abbiamo il terzo socio, Yuri Del Secco, che si occupa della parte commerciale. Abbiamo cominciato in una piccola cantina di 5 metri quadrati di proprietà di Marco. Le cose stavano andando molto bene, abbiamo deciso di rischiare e aprire una ditta un po' più grande. Abbiamo preso un capannone di 200 metri quadri, due forni da tempra, levigatrici, trapani a colonna. Tutto quello che riguarda la parte resine, perché facciamo noi le resine per i manici. Che dopo vedremo insieme, ragazzi, mi ha portato una sua creazione pazza. Quando ci siamo conosciuti, poi abbiamo iniziato a parlare un po', mi ha mandato un po' di cose che stava facendo. Ragazzi, testa che esplode di idee Sì. praticamente, davvero tantissime cose, ma ha intrippato tantissimo. Poi ne vediamo qualcuna dopo nei dettagli. Scusa se ti ho interrotto, vai pure. Figurati. E cerchiamo di farci spazio in questo mercato che è vastissimo, con 1000 artigiani bravissimi, perché in Italia diciamolo che siamo pieni Artigianato di in Italia, artigiani bravi, assolutamente numeri uno. sottovalutati. Assolutamente. Ragazzi, vi ricordo sempre che io sono super disponibile a promuovere tutti gli artigiani che vogliono essere, ragazzi, promossi, essere presentati. Chiamatelo come volete, ragazzi. Sempre disponibilissimo per gli artigiani italiani, ragazzi. Facciamoci vedere perché. Faccio un piccolo, ti rubo un attimo di scena. Alessandro, quanto ti ho chiesto per fare questo, per provare il coltello, per farti l'intervista? Zero. Anzi, manco ho fatto caffè. Esatto, ragazzi, questa cosa che vi faccio pagare è veramente una cagata, è una cagata, ragazzi. Io lo faccio perché mi piace conoscere persone come Alessandro, sono veramente contento. Infatti è qua da 2 ore, non abbiamo ancora No. iniziato a fare il video perché ci siamo persi via a parlare, però mi piace proprio conoscere voi artigiani e i vostri lavori, ragazzi. Perciò ripeto, se volete, ragazzi, qui la porta è sempre aperta. Alessandro, i vostri modelli, raccontami un po' su che setto, visto che parliamo di un mondo veramente vastissimo, raccontami un po'. Allora, partiamo Dai. da coltelli da uso comune, quindi normalissimi, più grandi, più piccoli. L'estetica è importante, secondo me, quindi cerchiamo anche di dargli un tocco più riconoscibile possibile, che li renda nostri, però che siano adatti a qualunque uso, e poi andiamo anche sullo specifico. Facciamo anche coltelli da cucina, coltelli da lancio, e poi abbiamo una bella chicca, un bel bestione da far vedere. Assolutamente, assolutamente. Asce, soprattutto le asce, collaboriamo con la ditta Rinaldi, ci fornisce le asce grezze, noi le Sì, lavoriamo, gli diamo il lavorate. nostro tocco e cerchiamo di fare qualcosa di diverso, di non rimanere sul classico coltello da caccia, coltello da salame, io li chiamo così. Certo. Un piccolo tocco qua e là, cerchiamo di metterlo. Tocco, ragazzi, tocco, altro che piccolo tocco qua. Questo è veramente spettacolare. Poi ve lo faccio vedere da vicino, ragazzi, è bellissimo, veramente bellissimo.
Alessandro, una domanda un po' così, un po' spinosa, che ti può un pochino Spara. pungere, però secondo me è importante dirlo. Mi hai fatto vedere un po' dei tuoi pezzi, ok? Che stamattina, ragazzi, io ho guardato, preso in mano, sentito in mano, però non li ho provati, e perciò, ragazzi, adesso andremo a provarli. La cosa che mi ha stupito tantissimo è proprio il fatto del rapporto qualità-prezzo, nel senso, per come li ho visti, ragazzi, i coltelli sono fatti da Dio. Da Dio, se i coltelli dopo averli provati funzionano, secondo me i prezzi sono veramente, veramente ultra convenienti, Sì, ragazzi. sì. Ultra convenienti. Tenete i prezzi, secondo me, per dei lavori di questo tipo. Ripeto, ragazzi, sono da provare. Devo provare i coltelli, però se il coltello lavora bene, ragazzi, sono dei prezzi veramente super convenienti. Allora, Come mai? Dimmi questa partiamo dal scelta. presupposto che non facciamo restrizioni o chiamiamolo come vogliamo sui materiali. Ok, Materiali i migliori che alza un troviamo. pochino la voce che mi sa che non si sente poi. Scusatemi. Materiali cerchiamo di usare i migliori sul mercato, quindi gli acciai migliori, il cuoio migliore, prima scelta assolutamente, naturale, concia naturale, e ci forniamo dai migliori. Ragazzi, parliamo di A8 Mod, S7, 80CRV2, RVL, RVL, cioè parliamo di acciai importanti che so benissimo che conoscete. sicuramente. E ci forniamo, tra virgolette, dai migliori. Abbiamo un bel accordo con degli sconti abbastanza forti. Ordiniamo tanto, quindi ci trattano bene. La nostra scelta è stata non di pagare meno i materiali e guadagnarci di più, ma quello che paghiamo in meno toglierlo dal prezzo finale, in modo da andare incontro a chiunque. Perché spesso mi arrivano richieste di coltelli dove il cliente, che può o non può, si lamenta un po' del prezzo, o Sì, comunque punta qualcosa di più certo. basso. Preferisco vendere a meno e magari vendere anche di più. Certo. Però far contento il cliente. Il cliente Assolutamente, contento fa il passaparola, il assolutamente. cliente contento te lo ricompra, il cliente contento ti fa salire il nome. E oltre ad avere un prodotto ottimo, nel nostro, quello che riusciamo, il prezzo fa tanto. Con i tempi che corrono. Assolutamente, assolutamente. Ragazzi, adesso andiamo insieme a vedere i lavori della Gravibus Cultro da vicino, così li analizziamo per bene. Prendetelo come un unboxing, poi andremo a provarli, ragazzi, in settimana. Adesso vado a provarli, poi vi faccio sapere come vanno. Ripeto, adesso li guardate anche voi da vicino, sono prodotti fatti veramente da Dio. Massacralo. Andiamo a vederli insieme. Eccoli qui, ragazzi, i lavori che mi ha portato Alessandro da vedere. Iniziamo da questo, ragazzi, che è uno spettacolo incredibile. Ragazzi, cosa vi posso dire? È spettacolare, è davvero spettacolare, tutto realizzato a mano, ragazzi. Veramente spettacolare. Vediamo il coltello, ragazzi. Coltello che non vedo l'ora di provare. Lasciamo il foderino qua così lo vedete. Ok, ragazzi, coltello veramente spettacolare. La prima cosa che ho detto a Alessandro è: io non ti ho detto niente, non mi hai messo il foretto per il laccetto. Sapete che io lo ritengo fondamentale, però ha usato questo G10 gommato, ragazzi, che vi dico la verità, in mano, devo provarlo ovviamente sul campo. Ma in mano è una cosa spettacolare, un grip incredibile, un coltello veramente bello, ragazzi, è veramente bello, guardate che roba. 80 CRV2, ragazzi, spettacolare con il loro marchietto, eccolo lì. Ragazzi, coltello che non vedo l'ora di usare, in mano sta da Dio, sta veramente da Dio, presa avanzata spettacolare per i lavoretti. Ragazzi, tantissima roba, ripeto, in settimana lo provo, poi vi faccio sapere come va, però vederlo così è tanta roba, ragazzi, tanta, tanta roba, non vedo l'ora di andare a tagliare il bosco, ragazzi, vediamo come va, vediamo come va. Ragazzi, ovviamente coltello non gigante, un coltello comunque tra virgolette piccolo, perché per me è un coltello piccolo, però per altri è già un coltello, ragazzi, è già un bel coltello. Ovviamente affiancato a un pezzo, ragazzi, un calibro da 90, eccolo qua. Qua andiamo sui calibri pesanti, ragazzi. Qui andiamo a spaccare tutto a 8 mod, ragazzi. A
a 8 mod con il nostro, come si chiama questo, Alessandro? Predator. Con il nostro Predator, ragazzi, attenzione, già godo con il nome, già godo con il nome, ragazzi, il nostro Predator e il nostro Barracuda, ragazzi, nel bosco siete straposto. Veramente tantissima roba, ragazzi, tantissima roba. Non vedo l'ora di andare ad utilizzarli perché sono coltelli che, ripeto, per il prezzo che hanno. Alessandro, ci dici più o meno i prezzi di questi due coltelli? Allora, il Barracuda lo vendiamo a 160 euro, comprensivo di fodero in cuoio senza incisione. Un fodero semplice, con un piccolo tooling di questo effetto qua che lo rende un pochettino più duro e con un minimo di grip. E il Predator invece lo vendiamo a 250 euro, sempre compreso di fodero in cuoio. Ragazzi, non so se avete capito bene i prezzi, glieli faccio ripetere, ragazzi, perché a me li chiedete sempre e se no devo continuare a scrivervi in privato. Ci metto 3 ore, ragazzi, poi mia moglie mi tira le ciabatte perché vi rispondo a cena. Ragazzi, non so se avete capito bene i prezzi, perché cioè, stiamo parlando di un coltello, ragazzi, fatto da Dio, veramente fatto da Dio, ragazzi, che aspetto di provare, ovviamente, però se il coltello funziona, ragazzi. È un prezzo, oserei dire ridicolo, ragazzi, perché il coltello è veramente bello e in mano sta veramente, veramente da Dio, veramente da Dio. Passiamo a quest'altro che mi hai detto è il Meg, Il giusto? Meg, sì. Il Meg perché ti ricorda il dente di un megalodonte, ragazzi, questo l'abbiamo già provato stamattina. Come vedete, l'abbiamo provato, ci abbiamo picchiato un po', ragazzi. Davvero bello, davvero bello. Raccontaci un po' della manicatura. Allora, manicatura in radica d'ulivo stabilizzata e resina, tutto di nostra produzione, sia Spaziatore blu, fighissimo. spaziatore in fibra vulcanizzata blu, perni in ottone. Dietro da 1 cm bucato per il laccetto, Ragazzi, tutto fatto da noi in casa, non compriamo niente di già pronto, solo le barre d'acciaio. Il resto, È spettacolare. Questo gli hai fatto il foro per il laccetto, però. sì, sapendo che a te piace, l'abbiamo aggiunto. Ragazzi, fantastico. Tra l'altro lavora veramente bene. Ragazzi, l'ho provato 2 minuti, quindi ripeto, non vi voglio dare un giudizio adesso. Però, ragazzi, è andato bene, è andato bene. Poi, tra l'altro, veramente bello. Mi piace davvero. Mi piace proprio lo stile, ragazzi. In mano stanno veramente bene. Stanno veramente bene. Se posso dire, questo qua, ragazzi, con questa manicatura, il laccetto diventa, secondo me, fondamentale perché in mano, comunque, se andate, iniziate a ciupparci anche qualcosa di piccolino, scivola un pochino. Invece, il nostro Barracuda, ragazzi, ripeto. Questo G10 gommato è veramente una bomba, Alessandro. Davvero una bomba, in mano sta veramente, veramente benissimo. Infatti adesso stiamo lavorando su una resina, quella là. Ah, eccola qua, introduciamo la resina. Questa raccontala tu, Alessandro, perché è Da lì molto tecnica. è resina epossidica bicomponente. Scusami un secondo, ovviamente ragazzi sono le due guancette da lavorare, non è che appiccica queste cose Sì, sul no. coltello, no, lo diciamo perché, Allora, ok. una delle critiche che ci arrivano spesso di gente che ancora non l'ha provati, quindi su Facebook e i vari social, è che la resina è scivolosa. È vero, con le mani bagnate la resina Questa tende. non direi proprio. No, quella no. Quella lì abbiamo provato un esperimento, sei il primo a vederla, e abbiamo inserito dentro del muschio stabilizzato. Non stabilizzato in maniera classica, che l'avrebbe reso cristallizzato. L'abbiamo stabilizzato in modo da farlo rimanere leggermente gommoso. Lavorandolo dovrebbe fare l'effetto esattamente del G10, però con una trama diversa. Perché il lato estetico ci teniamo sempre. No, non l'avevo capito, non avevo capito che è il lato estetico. Ah, per me è fondamentale. Deve prima di tutto il coltello funzionare bene, essere sicuro, resistente, ma se ci mettiamo qualcosa di bello. Assolutamente d'accordo, ragazzi, sono veramente belle. Queste qua, una volta che le hai lavorate, voglio vederle assolutamente perché secondo me è un'idea veramente bella bella. Questo è il coltello della tua signora, Questa è giusto? di mia moglie, ma ha detto che te lo posso solo far Sì, vedere, infatti, che non non. devi usarlo No, con me. assolutamente, assolutamente. Non lo usiamo, non scateniamo l'ira delle mogli, ragazzi, perché se no alla fine. Eccolo qua, questo è in RVL, giusto? RVL lucidato a specchio, manico Io, in resina. guardateci qua, eccoci qua, uno, eccolo lì, e due, eccomi qua. Lucidato a mano.
ci sono stato una settimana, e Manico, quello lì è proprio resina, resina pura, lavorata a modo nostro, con vari effetti, Bellissimo. fodero in cuoio con un inserto in pelle di serpente. Bellissimo, bellissimo. Ergonomia dei coltelli mi piace parecchio, tra l'altro. In mano stanno veramente bene. Complimenti su sta cosa perché mi piace veramente tanto. Coltello bellissimo, ragazzi. Bellissimo, bellissimo. Non lo usiamo, eh. Non lo No, perché usiamo. sennò te la vedi te No, con non lo me, usiamo. anch'io. Magari adesso a pranzo ci tagliamo il salamino, giusto per vedere come va. Poi non glielo diciamo. Mettiamolo qui. Eccolo lì. E poi, ragazzi, non so se l'abbiamo detto prima nella piccola intervista, ragazzi, producono anche asce da lancio, ragazzi, e coltelli da lancio, mi ha portato un'ascia da vedere. Ragazzi, adesso devo andare per forza a trovarli perché le devo lanciare. Ti tocca. Cercavamo un posto per lanciarle qui da me, ma la vedo dura con i vicini, senza l'arrivo dei carabinieri, ragazzi, tanta roba, tanta tanta roba. In settimana proviamo, ragazzi, e poi tiriamo le conclusioni. Però così a vedermi tutto sto ben di Dio davanti, non vedo l'ora di essere nel bosco, ragazzi, perché è veramente tanta roba e fatta, realizzata davvero da Dio, rifinita da Dio, con un gusto estetico veramente esagerato. Ragazzi, andiamo alle conclusioni finali. Grande Alessandro che è venuto a trovarmi, ragazzi. Non so dove cazzo guardare quando dico grande Alessandro. Dove ti capita? Grande Gravibus Cultro e Alessandro che è venuto a trovarmi, ragazzi. Ripeto, mi ha portato dei gioielli da provare, ragazzi, da andare a massacrare nel bosco. Coltelli veramente realizzati bene, con idee, ragazzi, nuove idee veramente interessantissime, ragazzi, veramente interessantissime. Ragazzi, stavamo facendo un disastro, stavamo facendo scoppiare una guerra. Finire Finire un matrimonio. un matrimonio, due matrimoni, perché il primo, ragazzi, quando è arrivato gli ho detto: "Ma ti va la pasta al pesto?" E lui mi ha detto: "La pasta al pesto a un ligure è un rischio." A posto, quindi Abbiamo cominciato bene. adesso mangeremo la pasta al pesto, poi mia moglie divorziava da me, ovviamente, se la pasta al pesto non era buona, però il danno più grosso, ragazzi, lo facevamo con la moglie di Alessandro, che non abbiamo nominato Nominato. all'inizio, chiediamo umilmente scusa, ma Sì, adesso appunto scusa Alessandro amore. vi racconta di sua moglie. Sì, anche lei fa parte della Gravibus Cultro, ci viene a dare una grossa, grossa mano, sia per i social che anche manualmente, perché ha cominciato a fare coltelli. E li fa bene, Sì, e li fa ho bene. visto alcune Sì. foto, ragazzi, dei bei pezzi, dei bei... una bella mano, veramente, veramente E una io la bella mano. ringrazio particolarmente perché mi supporta veramente in tutto. È Questa è una cosa veramente stato. Sì. importante, ragazzi, anche mia moglie, se sapete cosa sopporta dei vostri maledetti messaggi a tutte le ore, odia me sempre nel bosco, praticamente. Perciò, ragazzi, le mogli, prima di tutto, stavamo facendo un Un danno disastro, tornavi incredibile. a casa ti Questo non glielo dovevo far vedere, decapitavo. assolutamente. Perfetto, ragazzi, in settimana, come ho detto 100.000 volte, vado a provare, poi vi dico come vanno, però ragazzi, dal punto di vista estetico, sono dei coltelli veramente fantastici. Dal parchetto del tagliagole, ragazzi, da Gravibus Cultro, da Alessandro, è tutto, buona giornata e ciao!